Buonasera amici, come va? Benvenuti in questa nuova settimana, puntata di Canaricoltura Live un po' diversa dal solito. Questa sera parliamo di calcio e canarini, quali sono i punti di contatto e come ospite ho un ex calciatore professionista. Brasiliano Marcello Ortolan, che adesso alleva York, e con lui cercheremo un po' di parlare di questo argomento. Buonasera, buonasera amici. Questa sera ho anticipato la diretta perché alle 21 inizia l'Europeo e c'è Italia-Turchia, come potete sapere, quindi ho preferito ovviamente non stare in competizione con la partita, pure perché voglio guardarla. Una partita che, per chi, gli amici che seguono il calcio, magari questa sera chi non segue il calcio, chi non ama il calcio, può essere meno interessato, anche se parleremo sempre tenendo conto di canarini, dei concetti di canaricoltura che si applicano più o meno anche nel mondo calcistico. Forza Italia, speriamo questa sera una partita non semplicissima, la Turchia è una bella squadra, poi l'Italia parte con i favori del pronostico, e questo, ecco, collegandoci al mondo dei canarini, quando vai in una mostra e sei il favorito, sembra che ti succeda di tutto rispetto a uno che è meno favorito e che alla fine rischia di andare avanti, è quello che può succedere con Turchia e Italia. Io spero ovviamente che l'Italia vinca la partita, ma è da vedere. Non perdiamoci in chiacchiere, vi presento subito il campione Marcel Ortolan. Ciao Marcel. Ciao Angelo, come va caro? Bene, bene, come stai? Bene, bene, grazie. È un piacere per me parlare con te e anche con tutti. Grazie. A me fa piacere che hai accettato questa diretta. Brevemente dico che tu sei stato un calciatore professionista, hai giocato ad alti livelli, hai esordito in Champions, hai segnato in Coppa UEFA, in Europa League, giocato con Neymar, quindi sei stato capocannoniere, hai vinto due campionati e una coppa, quindi sei una persona che oggi alleva canarini, quindi sei la persona perfetta per questa serata. Comunque, se ci parli un po' di te, grazie ancora per essere qui. Sì, Angelo, mi sente bene? Sì, benissimo. Allora, io in realtà ho vissuto dentro nel mondo del calcio da piccolino, da sempre. Mio papà ha fatto portieri, io da piccolo vedeva le figurine, le cose di mio papà, e il calcio nel sangue, diciamo così. E poi ho iniziato anche nel settore giovanile in Brasile, e sono stato fortunato, Dio mi ha dato un dono di giocare calcio, ho portato avanti, ho arrivato a livelli alti, ho fatto un giro grande nel mondo del calcio, ho giocato anche in Giappone, Corea del Sud, Portogallo 3 anni, e ho fatto quasi 20 anni come calciatore professionista, e niente, poi canarini vieni da mio nonno, che poi magari parliamo più avanti, ma è da mio nonno che ho preso questa passione per i canarini. Ho capito, perché è strano che un calciatore
alle canarine, perché comunque da piccolo, da giovane si inizia a giocare, quindi si ha meno tempo per pensare ai canarini. Comunque tu hai una passione che ti ha tramandato un familiare, tuo nonno. È vero, perché mio nonno allevava tipo diversi tipi di uccelli, allevava anche quelli ibridi e anche i canarini. E quando avevo io circa di 10-11 anni, lui mi ha regalato le prime gabbie, i primi uccelli, diciamo così. Poi mia mamma si è un po' arrabbiata perché faceva, non stavo mai a pulire bene le cose, ero piccolino. E lei si arrabbiava un po' con me, però ho iniziato lì a allevare, ho imparato da lui, da mio nonno, che è uno che ha vissuto qua, è nato in Italia, qua a Eraclea, vicino a Venezia, e è andato in Brasile, e lui ha portato questa passione, ha passato a me questa passione, però poi dopo ho iniziato a giocare, diciamo, a fare veramente... prendere sul serio il calcio, e ho dovuto smettere, Angelo, perché è difficile quando si comincia a fare calciatori, bisogna dimenticare tutti, diciamo, il resto e concentrarsi lì sul calcio, però la passione è rimasta. Poi dopo, quando ho appena smesso di giocare calcio, ho comprato subito due copie di canarini. Ha iniziato in Brasile. Sì, ho iniziato in Brasile perché io giocavo lì, quando ho deciso di smettere, ho pensato subito di comprare, poi avevo una stanza libera a casa mia, e ho iniziato lì, ho partecipato di qualche campionato brasiliano, anche delle mostre dei club in Brasile, ho iniziato a vincere qualcosina. Però dopo abbiamo deciso io con la mia moglie e la famiglia di trasferirsi in Italia, e adesso qua sto portando anche avanti qua, e da 2 anni, 2 o 3 anni che allevo qua, i canarini anche. E hai la cittadinanza italiana? Sì, ho da 10 anni fa che io giravo sempre qua, in questa zona qua, da Venezia, Padova, e mi è piaciuto questa regione qua, questa zona, diciamo. E venivo qua per cercare i documenti per fare la cittadinanza, e così ho deciso di restare qua, diciamo, ho fatto tutto, diciamo, le procedure di fare la cittadinanza italiana, e abbiamo deciso di rimanere qua in questa regione. Ho capito. Quindi adesso sei in Italia, allevi in Italia e sei Sì, stabile in Italia. sì, siamo stabili. Ho 2 figli che studiano e si trovano bene, anche io e mia moglie. Per ora siamo qua, e abbiamo anche io, sono uno che ho un rapporto, un legame da tempo con l'Italia, perché mio nonno mi è passato questo. E niente, Angelo, sono contento qua, e anche perché è un paese che la gente è appassionata anche per il calcio, e mi fa piacere. Io faccio allenatore oggi nei settori giovanili, e per me è un piacere anche. Non hai mai giocato in Italia? No, contro squadre italiane sì, però in Italia proprio no, però sono venuto qua a giocare contro il Chievo, Verona, che in quel periodo lì il Chievo aveva uno squadrone, nella stagione 2006, se non mi sbaglio, 2006-2007. Del Neri. Sì, c'era Luciano, un brasiliano in quel periodo. Luciano, là. Sì, Eriberto Luciano, aveva bravo, preso bravo. Ma Angelo, mi pare che lui ha mentito sulla età, mi pare, dopo sì. Non mi Sì, ricordo ma bene. infatti ha giocato un sacco di tempo, doveva avere più di 40 anni, per come diceva lui, però sì, è vero. sì, ricordo, però era forte, quella era una squadra forte. Era una squadra forte, sì. E poi un paese piccolo, perché Chievo Verona è una frazione piccolissima di Verona. È strano che una squadra. Sì. Però quel periodo lì loro erano, almeno che vedevo io da fuori, loro erano una società organizzata, sembrava, sai. Poi non so che cosa è successo, che sono andati giù, ma avevano uno squadrone quel periodo là. Sì.
Allora, Marcello, questa sera parliamo, cerchiamo un po' di collegare i canarini al calcio. E la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho deciso di chiamarti e di fare questa diretta è i due concetti che sono il gruppo rispetto all'individualità. Allora, ti spiego e spiego a chi ci sta seguendo. C'è sia nel mondo del calcio che anche nella filosofia di selezione dei canarini, c'è chi pensa che sia meglio fare un campione e il resto non interessa, l'importante è che quel campione ci porta a vincere, e c'è l'allevatore che invece tiene conto della media qualitativa dell'allevamento, cerca di portare più canarini possibili ad un livello buono e poi cercando con i migliori di vincere. E nel calcio succede più o meno la stessa cosa, nel senso in Italia noi abbiamo l'esempio di Sacchi, del grande Milan di Sacchi, dove era una squadra corale, dove c'erano campioni, ma dove ognuno giocava per l'altro, per la squadra. E poi abbiamo l'esempio di Allegri, che litigò anche in TV con Adani, perché diceva Allegri che le partite te le fanno vincere i giocatori più forti, la palla va data a loro e loro devono fare gol, non importa chi gioca bene e chi gioca male. Tu che cosa pensi di queste due cose? Sì, allora Angelo, io sono più della idea di avere un gruppo sempre forte, sai, perché nel calcio se non si fa gruppo, se non si gioca, diciamo, se non si mette in testa che è forte il gruppo, non si vince, è difficile la individualità nel calcio. Va bene che ci sono quelli campioni che sicuramente fanno la differenza. Però io sono della idea di avere un gruppo forte, sai? Anche se pensiamo sui canarini, anche dentro dell'allevamento, a me va bene che io imparo ogni giorno e sono un novice, diciamo, dei canarini. Però io, nella mia testa, nei miei pensieri, è di avere, diciamo, un ceppo di canarino con tutto, diciamo, dello stesso livello. No, uno solo, uno campione e poi basta, no? Perché per portare avanti a lungo termine un lavoro, diciamo, diciamo che si possa portare anni dopo anni, di portarti a vincere, bisogna avere un gruppo forte, diciamo, tanti canarini che piano piano si arriva allo stesso livello, penso io, Sì, perché tu sai, con i canarini succede anche che magari un allevatore va in mostra con 4-5 canarini che sono belli, poi lo vai a trovare a casa, vai a fargli visita e vedi che erano solo quei 5. Ah sì. Capito qual è il discorso? Che poi magari se ti va bene, che sei fortunato che in muta vanno bene quei 5, sei fortunato che mutano, allora puoi pure vincere. Però secondo me, se non è un gruppo e quei 5 non vanno come deve andare, in mostra non puoi andare. È vero, cara. Io ho fatto esperienza di... Sì, ho girato tanto in Italia, nei allevamenti, però sempre di Yorkie, perché io sono un appassionato per canarini Yorkie. Non faccio il nome, però ho visto diciamo, dei canarini belli, ma tanti belli. Non è che avevano uno o due e basta, no? Loro avevano, gli allevatori avevano tanti, tanti canarini belli. Così si può, diciamo, si può scegliere quelli che si porta in mostra o no. Poi se abbiamo una individualità, uno, due, secondo me è più difficile. Tu sai più di me perché sei un campione e tuo papà anche. Grazie. Bisogna avere, diciamo, le opzioni da scegliere, sennò diventa dura, secondo me. Sì, è vero. E ti volevo fare quest'altra domanda. Italia e Brasile. Riguardo il canarino York, come non ti parlo del canarino
in sé, ma dell'idea di canarino tipo dei brasiliani e degli italiani. Secondo te ci sta qualche differenza o seguono tutti lo stesso standard, lo stesso tipo di canarino? No, più o meno seguono lo stesso, Angelo, perché i brasiliani cercano di venire tanto in Italia, sempre, sempre in Italia a prendere i canarini, sai? Poi, secondo me, io da 2014 che sono venuto in Italia e seguo e guardo i canarini qua in Italia e poi anche in Brasile avevo anche un'idea dei canarini perché anche ero lì. La idea è più o meno la stessa, però diciamo, se parliamo di qualità, la qualità dei canarini York in Italia diciamo, è più alta, ci sono qua allevatori più esperti anche più vincenti, se parliamo di qualità, secondo me in Italia è superiore, in Brasile bisogna lavorare tanto. E invece riguardo al calcio, ieri parlavamo del fatto che in Italia si guarda un po' troppo la tattica, no? Sì, Rispetto a, soprattutto tra i giovani, magari ne parliamo dopo, però parlavamo ieri del fatto che in Brasile forse si cura più la tecnica, le basi del calciatore, in Italia invece si cura più la tattica, il fisico. io quello che ho osservato io è che la prima cosa che gli osservatori guardano è il fisico. La parte tattica, invece in Brasile è un calcio più libero, è la fantasia, l'allegria, è quello che i giocatori che giocano per strada, che giocano in spiaggia, crescono di più, secondo me, perché la strada che ci dà la velocità di pensiero, ci sono tante cose che purtroppo è cambiata in questa generazione, diciamo così. Oggi i genitori si preoccupano quando i ragazzi escono da casa, ci sono quelli che neanche permettono dei ragazzi di uscire e questo dopo diventa più duro di trovare quelli fuori di classe, diciamo così. Però in Italia ho fatto qualche corso anche di calcio qua della UEFA e si vede che cercano di cambiare un po' la mentalità, di spingere sulla libertà anche di saltare uomo, perché l'Italia è sempre fatta, diciamo, un calcio difensivo forte, però ha vinto sempre con un po' di difficoltà e senza quella, diciamo, senza quella quel divertimento, diciamo. Invece in Brasile si diverte, vince, però e anche si divertono, questa è un po' la differenza. Infatti ieri ti dicevo che io sono un estimatore di Zeman, no? E quindi poi parlammo del fatto che il Brasile ha 4 mondiali, l'Italia ne ha 23. Però ti dissi che se tu mi dici un ricordo di una vittoria di un mondiale italiano, equivale a sofferenza. Mentre perché il 4-3 con la Germania e la partita con la Francia, cioè, siamo proprio di mentalità così. Siamo riusciti a vincere, ok. Però se mi dici ti sei divertito, no, non mi sono divertito perché è proprio la filosofia forse Bisogna cambiare piano piano, è difficile, ma credo che è possibile cambiare piano piano la mentalità e di dare più libertà e poi pensare anche sulla fantasia. Questo è un lavoro che viene fatto dai settori giovanili, da formazione anche dei allenatori, anche, sai, perché i ragazzi imparano quello che il professore Impegna. è bravo. E poi secondo me è un lavoro da fare di base, poi ci vuole tempo, ma secondo me si può migliorare, sì. E a proposito di questa cosa, del tempo,
Della maturazione e della pazienza che ci vuole. Tu alleni, adesso alleni settore giovanile, quindi puoi capire che cosa significa. Eppure nei canarini, tra gli allevatori c'è sempre poca pazienza, nel senso che anche amici miei che abitano qui vicino e che hanno canarini, a volte guardano i canarini in muta. Ad agosto, canarini piccoli, canarini che ancora devono completare la muta e li giudicano magari negativamente perché dico, vabbè, ma quello c'ha lo sbuffo lì, vabbè, quello non lo vedo al 100%, senza capire che bisogna, o sei un campione e allora sei uno scout che riesce a guardare il giovane a 10 anni e allora vabbè. Sei un allevatore che riesce a guardare il canarino a 30 giorni, allora dici vabbè, io lo guardo a 30 giorni perché sono bravo. Ma altrimenti, secondo me, la pazienza nell'aspettare la maturazione è una cosa che accomuna sia il calcio che i canarini. Che ne dici tu? È vero, caro, è vero, perché anche se parliamo di calcio, succede spesso questa cosa, sai, si guardano un ragazzino che, diciamo, come fisico è un po' piccolo, un po' magro, non danno, in realtà non vogliono togliere subito e metterlo da parte, e poi ci sono dei ragazzi che maturano più tardi. Maturano verso lì 16-17 anni, allora bisogna avere la pazienza di aspettare, diciamo, di seguirli bene, di spiegarli bene, di insegnare bene, e poi che diciamo più avanti questi ragazzi quando matura, si matura davvero, diventano bravi. E poi nei canarini penso la stessa cosa. A me mi manca anche la pazienza di aspettare anche, però io ho vissuto anche un'esperienza che viene fuori dopo le sorprese, anche perché prima della multa, ho giudicato io il canarino che non, secondo me non era bello, però dopo la multa diciamo, sono rimasto sorpreso, che dopo ho portato in mostra e ha fatto bene, il canarino è andato bene. Então, allora io la pazienza è una parola, diciamo, importante. Poi tutti gli allevatori, quelli che sono più esperienti, sanno meglio di me, ma io devo ancora di imparare anche di avere un po' più di pazienza. Sì, pure per quanto riguarda la selezione, magari avere la pazienza di lavorare un anno in più Sì, per bravo. raggiungere un obiettivo, fare una coppia per ancora lavorare su quel pensiero, perché sai che per raggiungere delle caratteristiche, quando si accoppia un canarino, magari si accoppia in compensazione. Magari nel caso dello York si riesce a dare la gamba e poi magari si perde la forma. Si riesce a dare la forma e poi accorci le gambe. Allora quando vai a migliorare una cosa, di solito vai a peggiorarne qualcun'altra. Allora per riuscire a far migliorare il canarino in tutti i suoi aspetti, magari si ha bisogno di fare un passaggio in più, cioè di accoppiare un anno in più e di selezionare un anno in più e pensare faccio una coppia oggi per un lavoro che dovrò fare tra 2 anni, 3 anni. Questo penso che sia difficile, inteso come pazienza, quello che è veramente complicato per un allevatore, perché qua tutti vogliono fare subito i canarini. Ah, sì. Ci sono persone che non hanno i canarini, che vogliono iniziare e vogliono andare a vincere, che magari gli dici guarda, io ci ho messo 20 anni per riuscire a fare un canarino come era nei miei pensieri, magari non 20, ma ci ho messo 10 anni, e invece la gente vuole arrivare subito. È vero, è perfetto, Angelo. Io ho provato, diciamo, io ero, diciamo, un entusiasta nell'inizio e troppo, diciamo, pensavo di comprare due campioni e in realtà ho speso tanto soldi, ho comprato quel campione lì, però non mi ha dato il campione, non ho fatto campione con quella coppia lì. E poi
ho fatto un lavoro di compensazione, come hai detto te, con altri canarini che mi ha dato canarini belli, e non, poi non mi aspettavo. E questo voglio dire che non è facile. Poi, se fosse facile così, di comprare solo tutti i campioni e fare tutti i canarini belli, bastava avere un po' di soldi e fare tutto. Però è difficile, non è così, bisogna lavorare. È vero, ma pure perché tu, se vedi i migliori allevatori nelle diverse razze, la maggioranza sono persone che non possiedono grandi patrimoni. Non c'entra niente i soldi. Non c'entra assolutamente niente. E per fortuna, perché significa che la testa è, diciamo, il 70-80%. Poi anche gli occhi, gli occhi anche per fare gli accoppiamenti, è bravo. Sì, anche se c'è, secondo me, una piccola differenza tra chi ha il colpo d'occhio per giudicare il canarino e chi sa selezionare il canarino. Poi ci sono anche persone che sanno fare le due cose. Però si sa, il grande giudice che guarda il canarino e subito lo giudica, e poi però gli dici: tu lo sai fare così? No, non lo sa fare. Hai capito? No, è vero, hai ragione. Io ti seguo sempre le tue live, perché io imparo un sacco, e poi cerco di studiare, di leggere, di parlare anche con allevatori più esperti di me. Io sto imparando da quasi 10 anni che allevo, dopo che ho smesso di giocare, e imparo ogni giorno cose nuove. E qua, poi ho fatto anche dei belle amicizie, vabbè che non sono tanti, però ho fatto dei belle amicizie che mi fa piacere anche nel mese del canarino, diciamo. E una cosa che ti volevo chiedere: quando andavi all'inizio a casa delle persone per prendere qualche orca e sentivano che eri giocatore di calcio, sì, che reazione avevano? No, ho avuto l'impressione, poi un canarino che agli altri chiedevano, diciamo, una cifra normale, a me chiedevano sempre di più. Poi chiedevano sempre di più. Io ho detto: guarda che non sono uno che... Perché, vabbè, poi quando veniva dal Brasile in Italia, non è che venivano solo per fare un giro, io venivo proprio per acquistare i canarini. E poi sapevano anche di questo, e sicuramente chiedevano un po' di più. Però, e poi adesso mi trovo un po' in difficoltà, perché sanno che adesso vivo qua, e non vogliono più darmi quelli belli, non so perché. Io devo fare tanta strada ancora, ma va bene lo stesso, devo fare io il mio lavoro piano piano, che così sicuramente... Perché ti dico questa cosa, Angelo? Perché a me mi piace le gare, le sfide, i confronti, come il calcio, capito? Bisogna fare i confronti, che così ha la possibilità di crescita, diciamo. Perché va bene che abbiamo la passione, però il confronto, e il vincere, la mentalità di vincere, è questo che mi... Questo che mi fa piacere, sai? Questo che mi fa piacere. Sia con i canarini che con il calcio. Quando c'è qualcosa in palio e c'è l'agonismo, di solito sale la qualità. Bravo. Di tutto. Infatti con i canarini io dico sempre che la mostra non è solo un momento è un momento di aggregazione, di socialità con gli amici, di un momento di svago, però per la selezione è il momento dove si cerca di migliorare per vincere, l'avere l'obiettivo della vittoria, rispetto a chi alleva a casa, che magari ci sono allevatori che in Belgio li chiamano amatori, cioè cultori, scusa, cioè che allevano canarini non per la manifestazione, ma guardano lo standard, selezionano, però non vanno in mostra. Secondo me il fatto di andare in mostra e di competere
ti fa migliorare comunque. Sicuramente, sì. Poi è lì chi vede, chi capisce quello che ci manca, e poi parliamo, abbiamo la possibilità di parlare anche con i giudici, capire che cosa che non è andata bene. E questo, a me mi piace la competizione, io sono uno che ho nel sangue questa cosa di competere, e come ho detto, ho anche la passione di allevare, però senza mostre non sono tanto contento senza l'anno scorso sei stato a Reggio Emilia? Sono stato l'ultimo anno che hanno fatto, 2019 mi pare, perché l'anno scorso non... Era il primo anno? Sì, il primo anno. Era una mostra, bella mostra, grande. Perché, Angelo, io andavo sempre a Bologna, nella mostra di Bologna, mi piaceva tanto Bologna, sai? E sì. Reggio Emilia sono andato una volta solo, però a Bologna era bellissimo, mi piaceva tanto. Adesso non è so perché... L'ambiente però è diverso, la competizione è diversa. Sì, a Bologna fanno solo dei canarini di posizioni. Fanno pure Aggi ultimamente, da parecchio, fanno anche, l'unica razza che faceva erano gli Aggi, insieme agli inglesi, Border, Yorkie, sì. No, nel senso diversa, perché magari Bologna è una mostra... specialistica, mentre Reggio Emilia si vive. Quale preferisci tu, le mostre di club o le mostre di campionato? No, a me mi piace più di club, anche perché io allevo una razza solo, e per me, diciamo, poi lì a Reggio Emilia io giravo, però mi trovavo sempre nel York, giravo e mi trovavo quella corsia del York, ero sempre lì. Sì. Reggio Emilia è migliore, diciamo, perché ha più razze, e magari è una mostra dove partecipa con più razze. Chi ha una razza solo di solito preferisce fare le mostre nel club. Le mostre del club. Anche se mo piano piano sembra che anche le mostre dei campionati e tutto il movimento sta un po' andando verso la mentalità da club per quanto riguarda le mostre, i giudizi, eccetera. Forse si sta capendo che la scheda analitica è un po' superata, si deve creare qualcosa che coinvolga le persone che partecipano alla mostra, perché è bello che tu puoi stare là a vedere il giudizio, è bello che guardi perché il giudice scarta un canarino e ne fa vincere un altro, rispetto a se stai a casa e viene fatto a porte chiuse. Capito? Sì, io penso che, secondo me, le mostre grandi, diciamo grosse, come Reggio Emilia o anche il campionato italiano, se parliamo di commercio, per questo va benissimo queste mostre grandi. Però sì, le mostre del club è una mostra più particolare, secondo me, che ci sono meno persone, si può parlare un po' più tranquillo, si impara un po' di più, secondo me. Ho capito. E dimmi una cosa, Marcello, il tuo rapporto con gli arbitri? Sì, io sono stato, diciamo, ho fatto quasi professionista, ho fatto 16 anni come professionista. Sono stato espulso una volta solo, perché secondo me l'arbitro è sbagliato, però vabbè, sono stato una volta solo espulso di campo, e poi cartellino giallo ha preso poco, io ero uno disciplinato, però non è facile di avere un rapporto bello con gli arbitri, perché loro... No, ti dico, Angelo, qua io in Italia la qualità dei direttori di gara è una qualità, secondo me, buona, perché buona. In Brasile loro fanno dei altri lavori, e anche fanno, diciamo, arbitro, è un po', manca un po' di professionalità, diciamo, in Brasile, sai? E poi
veniva fuori tante confusioni, non era facile, però io sono stato, diciamo disciplinato in questa, diciamo, se parliamo di questo argomento, e sono stato lì, non mai ho litigato con gli arbitri, anche perché io ero un attaccante, non è che potevo io prendevo più botte, io non facevo tanto non male. Mi dava, sì. sì, bravo. ho capito. E quindi adesso come progetti che cosa hai con i canarini, York? Sì, io prima piano piano voglio fare le mostre nel Novisi per arrivare al Champions. Lo so che bisogna fare tante strade, e poi è la qualità dei canarini, di piano piano arrivare a una qualità buona. E poi bisogna portare le mostre per capire, perché lì si capisce la strada giusta da fare. Io, il mio progetto con i canarini è sempre, io sono appassionato degli orchi e penso di andare avanti con questa razza, e vediamo quello che viene fuori, vediamo. Ho capito. Per l'europeo che squadra tifi, siccome il Brasile non c'è? Allora, io tifo Italia, a me mi piace il lavoro che ha fatto Mancini, mi è piaciuto tanto, perché lui ha dato un po' di, oltre la fiducia, l'Italia gioca oggi un calcio allegro, un calcio che cerca di fare gol, questo mi piace, cercano di sono aggressivi anche, e così, questo mi piace. Però ho un occhio anche speciale a Portogallo, perché Portogallo, secondo me, loro hanno anche un squadrone che farà... Hanno un gruppo difficilissimo, Portogallo, mi pare, con Spagna, anche la Francia, mi pare. Sarà dura per loro, però... Sì. Però il Portogallo, poi nell'Europeo, il Portogallo è sempre una squadra... Tosta, sì, è vero. Ma però io ti farò Italia, a me mi piace la squadra italiana. Sì, ho capito. Va bene. Marcel, c'è una cosa, l'Italia ha vinto 4 mondiali. 4 mondiali, bravo. 4. Il Brasile 5, bravo. Ok, no, perché già tutti quanti stavano dicendo: vedi che sono 4, non sono 3. no, il calcio, diciamo, se parliamo Brasile-Italia, sono i paesi che hanno più, diciamo, sono i più vincenti. Il Brasile con 5, Italia con 4. Mi pare, non so se la Germania ha vinto 4, non so. 4. Poi, non so, sono i paesi che a me sono i più forti. Poi, va bene che abbiamo avuto un calo negli ultimi anni, però speriamo di riprendere da questo europeo. Spero che l'Italia farà benissimo. Poi anche la, diciamo, non so come dire la parola giusta, ma la formula della competizione a me mi piace, è emozionante questo tipo di competizione corta. Sì, a me piace. Più gira. Un'ultima cosa, pensi che il fatto che parecchi brasiliani vengono naturalizzati da altre nazioni, mo si vede per esempio il Giappone che magari ha un brasiliano in campo, può succedere che l'Australia ha un brasiliano in campo, secondo te non ha fatto scendere un poco il livello del Brasile? No, il problema più grosso, secondo me, è il Brasile nel settore giovanile anche ha avuto un calo più della, non so, della mentalità, perché il Brasile ha perso dopo quei 7, purtroppo ha perso 7-1 contro la Germania. I brasiliani hanno pensato che il calcio brasiliano non funzionava più, che si doveva cambiare. Poi hanno cercato di capire come fanno, diciamo, gli olandesi, i tedeschi, hanno cercato di, 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 di,
di capire che cosa facevano loro, gli altri. E questo in Brasile non è andata bene, perché il Brasile è, diciamo, è il paese, diciamo, del calcio, no? Non serve copiare gli altri. E questo sta facendo un po' di confusione, dal settore giovanile, della formazione del giocatore, sai? Il Brasile deve tornare da quella cosa della, diciamo, della cosa naturale, dell'improvviso, dell'allegria di giocare, della magia che esiste da sempre con il calcio brasiliano, e non cercare di copiare gli altri. Speriamo che si riprenda, però, perché il calcio brasiliano è bello di vedere, si vede con è sempre quella allegria, è stato sempre un piacere, e speriamo che si riprenda presto. Io da piccolo tifavo per il Brasile, i mondiali, e per il Real Madrid come squadra di club, prima di diventare tifoso del Napoli, ti parlo quando ero piccolo. Perché io vedevo le partite, vedevo che il Brasile segnava sempre un sacco di gol. Il Real Madrid lo stesso, era più o meno una mentalità. Parlo del Real Madrid di Figo, Roberto Carlos, Makelele, quella squadra là. E vedevi che erano 11 campioni, però 11 campioni ce l'avevano anche altre squadre. Però loro pensavano di divertirsi, di fare. Sì. Non di vincere prima di tutto, ma di giocare bene e cercare di vincere, perché poi se sei forte e giochi bene, alla fine vinci. È vero, è vero. No, si può fare tutte e due cose, giocare bene, perché il pubblico anche vogliono, loro, penso io, vogliono andare allo stadio e vedere un bel gioco. Questo è, pagano anche i biglietti che non costano poco, costano tanto. Per vedere un spettacolo, diciamo, a me mi piace anche vincere, sicuramente, ovviamente, però bisogna anche giocare bene, bisogna fare un calcio bello. È questo che secondo me dobbiamo cercare di fare, quelli che lavorano in mezzo al calcio, di cercare di giocare sempre bene. E poi quel tempo lì, quel periodo lì è stato bellissimo del Real Madrid, e loro avevano il squadrone. Poi tu hai parlato del Napoli, ho avuto da poco tempo fa dei amici che ho giocato insieme, hanno giocato con il Napoli, che è Alan, un centrocampista che ha giocato con il Napoli, adesso mi pare che si è trasferito. Come si chiama? Alan, un centrocampista. Alan, non so come si... Alan. E poi Rafael, un portiere che è bravo. Sì. Poi ha giocato la nostra Everton con Ancelotti. Sì, bravo. Sì. Abbiamo giocato insieme in Brasile. Ah, ho capito. Va bene, Marcel, io ti ringrazio tanto. Sei sempre benvenuto quando vuoi. E speriamo di vederci sulle mostre, così ci prendiamo un caffè o... Sì. Ti offro io il caffè, dai, tranquillo. Italiano, sicuramente. No, per me il piacere è stato mio, parlare di calcio e di canarini. Di canarini per me sono gli argomenti più belli. Io sarò sempre disponibile, per me è un piacere, e grazie mille, perché ti seguo sempre e cerco di imparare ogni giorno. Grazie. Grazie mille. Ciao, caro. Ciao. Ci sentiamo. Ciao. Buona serata. Amici, avete visto Marcel Ortolan, una persona assolutamente disponibile, divertente, il classico brasiliano, allevatore di orco, un bravissimo ragazzo. E abbiamo parlato un po' di calcio e canarini. Mi raccomando, condividete la diretta. Adesso andiamo a vedere la partita dell'Italia, sperando che ci faccia divertire. La settimana prossima fatemi sapere nei commenti di cosa vogliamo parlare. Facciamo una puntata in base a quello che
decidete voi e agli argomenti più gettonati, ok? Ringrazio tutti quanti e ci vediamo venerdì prossimo. Forza Italia! Ciao!